da oggi ci dedicheremo a un testo molto interessante che è la lettera di Epicuro a Meneceo. Così arricchiamo il nostro patrimonio di conoscenze. Allora, noi abbiamo studiato diverse teorie sull'etica in queste settimane, ci siamo mossi tra la filosofia antica e la filosofia moderna. Tra le scuole filosofiche veramente importanti a proposito dell'etica, di proposito non vi ho fatto studiare il cosiddetto epicureismo, proprio perché l'epicureismo, cioè il pensiero di Epicuro, lo trattiamo leggendo questo testo insieme. Vedete che c'è anche un commento che vi faccio vedere brevemente. Guida la lettura all'analisi, vedete che c'è un vi spiega il contesto storico, personale, culturale, il titolo, le parole chiave, vi dà un po' di struttura di analisi del testo, eccetera, su poche paginette se volete. Questo è uno strumento che resta a vostra disposizione durante la lettura. Invece quello che faremo in classe, come siamo più che abituati a fare, è leggere il testo della lettera a Meneceo. Allora, chi è questo Epicuro anzitutto? Epicuro è un filosofo ateniese, contemporaneo più o meno di Aristotele o di una generazione più giovane di Aristotele, che viene normalmente inquadrato in quel grosso ambito che si chiama filosofia ellenistica. Cosa si intende con filosofia ellenistica? Si intende, così impariamo anche a collocare un pochino qualcosina nel tempo, si intende quell'età che va dal 323 avanti Cristo fino al 529 dopo Cristo. Il 323 avanti Cristo è la data della morte di Alessandro Magno. Ve lo ricordate Alessandro Magno? Questo condottiero macedone che aveva conquistato non solo tutte le polis greche sottomettendole al suo dominio, ma poi aveva combattuto contro l'impero persiano, lo aveva conquistato tutto quanto. Nel giro di pochissimi anni, Alessandro diventa sovrano nel 333, nel giro di 10 anni conquista tutto l'impero persiano, arriva fino al fiume Indo, quindi territori vastissimi conquista, e dal Mediterraneo fino ai luoghi dove da dove proviene la vostra compagna Sieda, e poi muore giovanissimo e lascia il suo vastissimo impero ai suoi compagni più fidati, dividendolo. I suoi compagni fidati si dividono questo impero e cominciano poi a farsi guerra l'un l'altro. Nascono in questo modo i cosiddetti regni ellenistici. Vediamo se riusciamo a vedere così, almeno per sfizio, un minimo di cartina. Eccolo qua, immagini qua, no, questa è minuscola, come non si riesce a vedere una mazza. Allora, perché me la dà grande e poi è così piccola? Ecco qua, ok? Questi sono i regni ellenistici, attorno al 300 before Christ, prima di Cristo. Vedete che c'è il regno di Tolomeo in Egitto, il regno del Ponto, il regno di Antigono, il regno dei Seleucidi, che comprende, vedete, tutta la Mesopotamia e poi la Persia, e arriva appunto fino quasi all'India, resta la Macedonia, l'Epiro, eccetera, eccetera. Ok, ecco, questi regni ellenistici cosa hanno in comune? Hanno in comune la cultura, cioè l'unificazione creata dal regno di Alessandro Magno e poi dai suoi successori, crea appunto uno spazio comune in cui si diffonde la cultura greca.
ovviamente non solo quella greca, restano anche altre fonti, però per esempio la lingua greca si diffonde come la lingua che tutti parlano, perché è la lingua dei conquistatori sostanzialmente, questo è il motivo. È un greco molto semplificato rispetto al greco classico che qualche vostra amica studia al liceo classico, è il greco cosiddetto koinè, cioè greco comune, diventa un po' quello che è oggi l'inglese, una lingua che tutti capiamo in giro per il mondo, che possiamo usare persino a lezione se ne abbiamo voglia. Okay? Ecco, questa unificazione culturale, del Mediterraneo orientale poi si amplia a tutto il Mediterraneo con la conquista romana. Okay? Quando arrivano i Romani, conquistano il Mediterraneo orientale nel secondo secolo avanti Cristo, sottomettono tutti questi vari regni ellenistici, vedete che arrivano poi a confrontarsi qui vi dice all'estrema destra, all'estremo oriente dell'impero romano, il regno dei Parti, no? Che è il regno con cui i Romani continuano a confrontarsi, e la Mesopotamia in particolare passa dai Romani ai Parti in continuazione. Ecco, con la conquista romana e l'unificazione del Mediterraneo, diciamo così, la cultura greca, che già era diventata appunto la cultura comune del Mediterraneo orientale, diventa la cultura comune di tutto il Mediterraneo. Allora anche nel mondo romano la cultura è greca, la lingua della cultura è il greco, non il latino che parlano tutti quanti. Nella storia dell'arte voi avete studiato probabilmente già l'anno scorso di come gran parte dell'arte romana è copia dell'arte greca, per cui è un luogo comune a partire dalla conquista della Grecia il dire che sì, i greci sono stati conquistati politicamente, ma hanno conquistato Roma culturalmente. Allora ecco perché possiamo parlare, qui torniamo a noi, ecco perché possiamo parlare di un'unica età ellenistica, o meglio ellenistico-romana, e collocarla tra il 323 a.C. fino al 529 d.C. Questa data, questa non potete certo conoscerla. Siamo già dopo, vedete, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi l'impero romano ormai si è trasferito a Costantinopoli, a Bisanzio, qui sul Bosforo, questo stretto che divide il Mar Nero dal Mediterraneo, e l'impero è già diventato cristiano. Il cristianesimo non solo si è già affermato, ma è diventato la religione di Stato già da due secoli ormai. Nel 529 Giustiniano chiude le scuole filosofiche. Cosa sono queste scuole filosofiche? Erano appunto delle scuole che si erano diffuse non solo nelle grandi città dell'impero, Roma, Bisanzio, Alessandria d'Egitto, Atene ovviamente, capitale della cultura, ma un po' in tutte le città dell'impero, no? In ogni città c'erano varie scuole. Quali erano queste scuole? Facciamone un elenco. C'era la cosiddetta Accademia, che come vi ricordate è il nome della scuola fondata da Platone, okay? Quindi gli accademici erano i platonici. Il Peripato o Liceo, che era la scuola di Aristotele e degli aristotelici, e poi si erano sviluppate appunto alcune scuole prettamente ellenistiche. Una la conosciamo già, è la Stoa, gli stoici. Un'altra appunto è l'epicureismo, sì, diciamo epicureismo, quindi gli stoici, gli epicurei, ok? Queste sono le grandi scuole, poi ce ne sono alcune altre minori. Perché l'imperatore Giustiniano chiude queste scuole filosofiche? Perché sono scuole pagane,
ormai il cristianesimo si è affermato anche culturalmente, e qui prende il sopravvento sostanzialmente, in maniera politica, come vediamo, è una mossa politica. La trasmissione della cultura in questo momento passa dalle scuole filosofiche antiche alle nuove scuole filosofiche cristiane, che sono collocate in particolare nei monasteri. Se avete incontrato nei vostri corsi di storia negli anni passati la figura di Benedetto da Norcia, che normalmente viene indicato quale fondatore del monachesimo occidentale, ecco, Benedetto vive in questi anni qua, il 540 è la data cardine della sua vita, con la fondazione del monastero di Monte Cassino. Quindi siamo proprio in questo momento di passaggio. Ecco, la chiusura di queste scuole non vuol dire la fine della filosofia antica, però è comunque una data importante, molto significativa, con cui possiamo chiudere, potremmo dire che possiamo chiudere l'età antica, almeno dal punto di vista della storia della filosofia. Ecco, tra queste scuole ellenistiche, lo stoicismo, l'epicureismo, potremmo segnare almeno il cinismo come altra scuola importante. Ecco, tra queste scuole, voi vedete, noi troviamo la scuola di Epicuro, l'epicureismo. Chi è questo Epicuro? Appunto, è un filosofo che fonda la sua scuola ad Atene, in un posto meraviglioso. La sua scuola si chiama il Giardino. Come gli stoici si chiamano così, stoici, perché avevano fondato la loro scuola sotto una stoa, cioè un portico, così la scuola di Epicuro è una scuola che si tiene in un giardino. Ora, capite bene che tra il portico e il giardino, molto meglio il giardino, no? Almeno ci si può sedere nell'erba, all'ombra di un albero, si possono trovare delle fontane, magari un ruscelletto, chi lo sa, è molto, molto meglio, no? Che essere davanti a un computer a casa, tutti distanti a fare filosofia, no? Molto meglio essere insieme nel giardino. Poi magari, ecco, oggi il tempo con questo nebbione non è proprio così invitante, però magari in primavera, d'estate, è un po' meglio. Ecco, Epicuro e la sua scuola trovano dimora in un giardino. Questo è molto significativo. Che tipo di scuola è la scuola di Epicuro? È qualcosa che potremmo dire assomiglia a una... ha dei tratti che potremmo paragonare al monachesimo, che appunto abbiamo citato poco fa, che d'altronde non è un'esperienza solo cristiana, ma c'è in tutte le religioni, no? Pitagora stesso aveva una comunità che potremmo avvicinare alle comunità monastiche, cioè un gruppo di persone che non si limitano a così incontrarsi e leggere qualcosa insieme, come facciamo noi per alcune ore a settimana. No, vivono insieme. È una comunità di vita dove si vive insieme e si condivide la vita e la riflessione. Un valore assolutamente fondamentale per queste persone è l'amicizia, ovviamente. Ecco perché noi ci troviamo davanti a una lettera, che è appunto la forma più interessante, più specifica dell'amicizia per quanto riguarda la scrittura. Allora, noi finora abbiamo letto opere filosofiche nella forma del dialogo, l'anno scorso i dialoghi platonici, quest'anno, anche se mai per intero, abbiamo letto brevi brani, per esempio tratti dai trattati di Aristotele, qualcosa avete letto voi da svariati tipi di opere, abbiamo letto insieme il discorso sul metodo, che abbiamo visto è un testo, come potremmo definirlo, semi-autobiografico, comunque dove Cartesio espone i suoi pensieri. Ecco, qui ci troviamo davanti a una nuova forma di scrittura, che è la lettera. Che è la lettera? Una lettera, come sapete, ha un mittente, che è appunto Epicuro, e ha un destinatario. Il destinatario è appunto questo Meneceo, che possiamo pensare fosse un amico di Epicuro. Allora, noi quello che faremo
in questi ultimi giorni prima di Natale sarà leggere questa lettera, leggerla e commentarla insieme. Questa lettera normalmente viene anche chiamata lettera sulla felicità. Quindi da un lato abbiamo il nome del destinatario, dall'altro abbiamo l'argomento. L'argomento che ci rimanda a cose che abbiamo già detto, no? La felicità, abbiamo detto, è uno dei temi fondamentali dell'etica antica. Abbiamo detto che, come diceva Aristotele, tutti gli uomini per natura desiderano essere felici. Poi dove si trovi questa felicità bisogna vederlo. Come abbiamo visto, sicuramente l'altro concetto fondamentale legato a quello della felicità nella filosofia antica è quello di virtù. Sia Platone che Aristotele ci dicono che per essere felici dobbiamo essere virtuosi, cioè vivere secondo le virtù, la sapienza, il coraggio, la temperanza, la giustizia, secondo Platone, molte di più secondo Aristotele. Aristotele comprende anche l'amicizia, per esempio, l'onestà, la magnanimità, la generosità, eccetera, tutta una miriade di virtù, no? Poi certo, questi due grandi filosofi, come anche altri, hanno idee diverse su che cosa sia la virtù e come la si ottenga. Ricorderete, secondo Socrate, per esempio, la virtù si acquisisce tramite la conoscenza. Io compio il bene perché so che cos'è il bene. Platone mette in luce che non basta la conoscenza, certo è importante, ma l'anima è più complicata, l'anima ha anche delle parti che tirano tirano contro la virtù, seguono il desiderio, l'istinto, e quindi serve anche una volontà nella pratica della virtù. Aristotele mette in luce che la virtù nasce dall'esercizio e così via. Quindi se tutti dicono che la felicità consiste nel vivere virtuosamente, non tutti sono d'accordo su come poi si acquisisca questa virtù. Vedremo se anche gli epicurei propongono quest'idea. Abbiamo visto che, per esempio, già gli stoici propongono un'idea un po' diversa. Non è tanto la felicità che conta, ma piuttosto il dovere. Quindi la virtù non ci porta a essere felici, ci porta a compiere il nostro dovere, cioè a trovare, abbiamo detto, il nostro posto nel mondo, nella natura, vi ricorderete. Fin qui non abbiamo ancora detto niente di Epicuro, eh? Abbiamo fatto una lunga introduzione per arrivare a leggere questo testo meraviglioso. La prima frase già vi folgorerà, se non l'avete già letto e non siete già state sfolgorate. Quindi se è venuto ormai tempo di cambiare la frase sul muro della cameretta e togliere una vita senza ricerca non è degno di essere vissuta, o se finalmente siete riuscite a convincere mamma e papà a farvi fare il tatuaggio, la prima frase di questa opera che adesso andiamo a leggere è un buon suggerimento, ok? Siete pronte? L'uomo cominci da giovane a far filosofia e da vecchio non sia mai stanco di filosofare. Per la buona salute dell'animo, infatti, nessun uomo è mai troppo giovane o troppo vecchio. Chi dice che il giovane non ha ancora l'età per far filosofia e che il vecchio l'ha ormai passata, è come se dicesse che non è ancora giunta o è già passata l'età per essere felici. Questo è meraviglioso, questo passaggio. Ecco, non fatevela tatuare tutta perché sennò spendete un sacco di soldi. Ecco. Non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per fare filosofia. È sempre il momento giusto per fare filosofia. Meravigliosa questa cosa. È sempre il momento giusto della vita, si intende qua. E poi ovviamente anche della giornata. Quando il vostro professore di filosofia, qualche anno fa, è stato coinvolto nella creazione di questo progetto del liceo quadriennale, la prima cosa che ha detto è: mettiamo la filosofia dal primo anno. Tra le cose che mi hanno condotto a una proposta del genere è questa
cosa che ci ha detto adesso Epicuro. Non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per fare filosofia. Certo, poi non la faccio, non faccio filosofia con voi come la faccio a chi comincia in terza superiore. Abbiamo fatto attività leggermente diverse. Ma io sono convinto, per esempio, che si possa fare filosofia a qualunque età, anche con i bambini, per esempio. C'è tutta una corrente nata negli anni 60-70 del Novecento, che è la cosiddetta philosophy for children, poi ha tante maniere di declinarsi, che però appunto propone il fare filosofia con i bambini, perché non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per filosofare. Perché questo? In cosa consiste questo filosofare? La ragione è la seconda frase. Per la buona salute dell'anima, infatti, nessun uomo è mai troppo giovane o troppo vecchio. Allora, che cos'è la filosofia? Qui ce lo dice Epicuro. La filosofia è il cercare la buona salute dell'anima. Vi richiama qualche cosa? Vi ricordate che Socrate nell'Apologia dava esattamente questa definizione della filosofia. La filosofia è il prendersi cura dell'anima per renderla il migliore possibile. E chissà mai che voi in questo annetto o poco più che avete conosciuto la filosofia non condividiate queste affermazioni di Socrate e adesso anche di Epicuro. La filosofia serve a stare bene. A questo serve, non è una disciplina da imparare, mi serve a star bene. E per star bene non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi. Nessuno di noi dice no, adesso aspettiamo 5-6 anni, poi quando divento grande penso a star bene, adesso penso, no, uno vuole star bene adesso. Stare bene, allora vi ricordate quando abbiamo parlato del più in generale dell'etica? Avevamo detto che quando avevamo introdotto l'etica prima di fare i vostri lavori a gruppo, avevamo detto che il termine felicità in greco si dice eudaimonia, cioè avere un buon demone, e dicevamo che questa parola si potrebbe tradurre con benessere, star bene, ok? Avere un eu, la parola eu che qui vedete significa proprio bene. È la parola da cui per esempio deriva la parola evangelo, eu angelos, che vuol dire un buon annuncio. Eu vuol dire bene. Daimon è il demone, che è uno dei modi con cui esprimiamo l'interiorità dell'uomo. Quindi avere un buon daimon, avere un buon demone, stare bene, questo è il significato della felicità per la cultura greca. Allora, quando qui Epicuro ci dice la filosofia è ciò che serve per la buona salute dell'anima, significa la filosofia è il prendersi cura dell'anima perché stia bene, perché sia felice. E infatti cosa dice la frase successiva? Chi dice che il giovane non ha ancora l'età per far filosofia e che il vecchio l'ha ormai passata, è come se dicesse che non è ancora giunta o è già passata l'età per essere felici. E invece io mi auguro che tutte voi vi sentiate già adesso nell'età per essere felici. Ecco, Epicuro ci propone una ricetta per la felicità.